Boh, ragazzi, io ci riprovo, sono passati 5 minuti dalla parte precedente, sembra che la tosse sia calmata, ci provo, credo che sto morendo, taglio, semplicemente. Ragazzi, io quanti sono arrivato? Dalle scale o dalla porta? Dalla porta? Non mi ricordo, lo scoprirò presto, mi pare dalla porta. No, dalle scale. Bravo. 5 minuti fa ero fatto sto pezzo. Io ho una memoria di quelle che veramente me le invidiano in tutto il mondo. E poi ci si stupisce che ormai a scuola era una chiavica. Per forza. No, una chiavica, per me, dai. Se non ci demoralizziamo così, ero bravino. Non avevo voglia, ma ero bravino, dai. Era solo la voglia che mi mancava. Perché diversamente, quando applico il classico che della frase è a potenziale ma non si applica, è il classico proprio. Però è vero. Ma cazzo, qua forse qua mi serviva una magnum. Boh, proviamo a farlo lo stesso sto pezzo. Ho un po' paura perché può andare avanti di fucile. Speriamo che passino i colpi. Per bastare basta, il problema è che non so se io ho la mira necessaria per fargli bastare. Ok, c'è un cesso aperto. Chiave pannello. Quindi uscire. Attivare questo. Trombe da stadio, così. Per avvisare chi che sta partendo, per avvisare il Tyrant, così viene a farmi il culo, certo, grazie. Vabbè. Questa struttura improbabile. Giustamente per nascondere quello che devono nascondere, mi sembra giusto. Porca troia. Mi hanno incasato com'è. Uovo. Porca troia maledetta. Pam! Mazzate, ma speriamo che mascia aperte. Esci fuori, tu vai a fare il tuo dovere, meglio. Ecco, adesso io, se ero furbo, e se mi ricordavo soprattutto, se ero furbo e mi ricordavo soprattutto, portavo la Magnum. Non me la sono ricordata, cazzo. Però la Magnum facevo più in fretta. Ecco. C'è il dottor William Birkin qua. Piacevolmente modificato per l'occasione. Mi lancia tubi di metallo. Pezzo di merda, cosa vuoi? Ah, si è insaccato il collo. Schifo. Ok. È solo che minchia. Oh cazzo. Non è veloce la cosa a sparare, quindi devo sparare un colpo e andargliene, un colpo e andargliene. Vattene, minchia, 3 ore ci mette. Ok. Combina. Vai. Vai. Cazzo, cazzo. Curati, 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 Cristo! Adesso mi colpisce di nuovo. No, non è nato un colpo solo. Non mi fa. No, cazzo, dovevo approfittarne stando lì a metà.
Togliti. Cazzo, la magna mi serviva qua. Oh, cazzo. Colpo di grazia, colpo di grazia, Leon. Proprio non ce la fa. Non ce la fa, è un buono. Di fondo è un buono, io non ce la fa. Continuiamo ad aggiungere i colpi, almeno c'è un fucile pieno. Fucile pieno la moglie ubriaca. Queste battute potrei anche risparmiare ogni tanto. Ok. Don't die on me, Ada. No, no. Vai, vai, muori. Come on! Ma lascia andare. Vai verso la luce, vai, vai, vai verso la luce. Eh sì, sei arrivati ai laboratori, Dio. Eccoci qua. E inizia questa la parte finale del gioco. Finale, oddio, c'è ancora un bel pezzo, però diciamo siamo a due terzi di gioco. Non ti lamentare, sono un colpo. Ma su, dai, che non è easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound. So just rest here in the meantime. Su questo guarda, prima te ti devo dare ragione, sì. I told you, it's my job to look after you. A badare a te, non in generale a tutti, no, a lei. No, te lo dice anche lei, vai. Sei molto furba tu, Ada. Ada. Ammazzati, Ada. Ok. Erba verde. Qua. Ottimo. Così recuperiamo un po' di quelli che mi hanno sparato prima. E qua c'è una chiave. No. Colpi di magno, grandissimo. E basta. Mettiamo tutto nel baule. Dove sono? Qua. Questa la posiamo qua e ci prendiamo una mistura di erbe, via. Equipaggiamo la pistola e andiamo avanti. La magna cerchiamo di tenercela solo per il finale del gioco, perché almeno abbiamo un po' di colpi e non dobbiamo faticare con altre armi. Abbiamo visto che il fucile è potente ma è molto lento. Quindi insomma. Ma qua ecco, mi servirà per recuperare un fusibile. Quindi per il momento andiamo da questa parte. Adesso vado un po' a memoria perché l'ultimo pezzo è sempre quello un po' più pieno di dubbi. Allora. Andiamo qua. No, non si apre, perfetto. Andiamo di qua, nella sala criogena. Sì. Dobbiamo creare il fusibile da mettere all'entrata, di dove c'era il video. Tra l'altro qua recuperiamo anche uno spray, benissimo, non lo ricordavo. Yes, un pieno di spray magici, ne ho già 5. Qua, ecco. Porta fusibile. Perché porta fusibile? Perché ci serve qua. Perfetto. Lo mettiamo nel macchinario e questo ci crea il fusibile. Mi domando come faccio ancora a funzionare, siccome è tutto ghiacciato. Yeah. A vita. Potevo farlo anch'io con la mano, non è che ci voleva la macchina. Va bene. Vuoi prendere il fusibile principale? 100. No. Bene. E adesso andiamo a mettere dove vi dicevo prima.
all'entrata nominale. Di qua non posso andare da nessuna parte, perché giustamente le porte sono bloccate. Tanto adesso che mi viene in mente ancora quel famoso video che avevo detto che dovevo fare, con tutti, diciamo, da guida Resident Evil 2. Prima o poi la farò. Spero più prima che poi. Ah, sì, sono sei allineato. Ah, questo è sofisticato. Ah. Voilà, tutto attivato. Un ampio sistema di interruttori che controlla tutta la corrente del laboratorio. Allora, di qua vediamo un po' se le porte si sono sbloccate o se mi serve qualche chiave. Perché non, prima ho schiacciato sulla porta, ma non ho mica guardato. Vediamo un po'. Ok, qua la porta si apre con una scheda d'accesso, quindi niente. Questa sì, invece posso aprire. Ci sono le piante? No, più avanti. Ah, qua non posso andare, perché mi servono le impronte. Qua si può andare giocando nei due gameplay. Perché qua dice, per accedere devono esserci almeno due membri dello staff. Inizia a verificare impronte digitali. Vuoi procedere? Yes. Quindi la nostra impronta è 1. Assenti in archivio, giustamente qua non si può fare. No, basta. No, non sei presente in archivio. Servono due impronte dei membri dello staff qua. Però giocando agli altri gameplay, so qua non possiamo farlo. Giocando alle altre partite. Allora, quindi mi serve la chiave, la scheda d'accesso per andare dall'altra parte. Allora, qua abbiamo qualche nemico, forse di qua. Aspetta, pure mattia. Comunque, forse adesso cerchiamo di evitarlo questo, prima che ci sputi il veleno. Andiamo prima di qua. Chiuso dall'altro lato, perfetto. Qua dovremo trovare il lanciafiamme, se non sbaglio, che tenderemo anche questo a utilizzare tutto per finirlo. Yeah! Lanciafiamme. Lo usiamo subito, tra l'altro. Qua abbiamo un memo. Manuale di sicurezza del laboratorio. Leggiamo un po' cosa c'è di interessante. Perfetto. La console dice: spruzzatore gas anti-ABO. Vuoi procedere? Procedere. Vuoi accedere all'interruttore? Procedere. Ma cosa leggo? Tra l'altro qua c'è un'altra cosa che lui non vuole prendere. Registrazione utente. Registrazione utente temporanea con la stanza esperimento. Per la stanza esperimento. Nome utente guest. Perfetto. Questo ci servirà più avanti. Adesso noi qua andiamo un po' a questo. Perfetto. Qua c'è uno scienziato messo piuttosto male. Ma entriamo nella bocca di ventilazione. Entriamo nella stanza a fianco, quella che era chiusa. E qua dovrebbero esserci. Bastardi. Ma vaffanculo, non mi rompete i coglioni, basta. Guarda che. Meglio che lo prendo, va, perché. Ammazza, che pezzo di merda. Pensavo di poter rifare fuori con lanciafiamme, invece niente. Vabbè. Morite, bastardi. Qua c'è qualcosa. C'è quello che non mi serve, un nastro. Qui. Ottimo. C'è due cartucciere. Ottimo, ma vieni. Utili come poche queste qua. Ok, e adesso però. Ok, abbiamo aperto la porta, andiamo fuori, c'erano le piante. Gli diamo fuoco, visto che abbiamo il lanciafiamme, e poi il lanciafiamme lo andremo a posare, perché tanto ci serve un cazzo. Muori. Yeah, tanto il lanciafiamme si consuma in tempo zero. Guarda, 50%. Cioè, non ho messo niente a consumarlo. E non è neanche chissà che potente, perché i Liker mica non l'hanno neanche ammazzato. Quindi aspetto un lanciafiamme che devo distruggere tutto. Non c'è niente.
Un'altra qua. Muori. Muori anche tu, così. Spariamo così, caricatori a caso. Piante? No, basta. Entra nella puerta, va. Oh cazzo, sono già 15 minuti abbondanti che registriamo, cazzo. Non mi sono mica accorto. Allora, ci toccherà... No! Ho già sentito... Vaffanculo. Minchia. Dai! Cazzo! Che caspita. Basta, Leon, basta. Oh! Oh! Visto! Quattro colpi! E che cos'è? Io questo è saltato così. Un po' di testa. Oh, ma stai calmo, biondo. Oh, un po' di erbe. Che facciamo? Lasciamole qua per un momento. Tanto quello deve ancora passare da qua. Mi serve il modisc. Ma mo mi serve. Ah, grandi battute. Niente, qualcuno mi fa internare. Ecco, potevo prendere le erbe, coglione. Me le mettevo da parte. So che c'era il baule. Bravo, complimenti. Ma qua non posso fare niente. Quant'è? 17 minuti. Allora, noi blocchiamo qua questa parte, visto che siamo arrivati in un punto salvo. E andiamo avanti nella prossima parte facendo... non mi ricordo. Comunque, vedremo nella prossima parte. Però è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!